Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Si è svolta a Perugia la cerimonia di passaggio delle consegne alla presidenza del CALR, la conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni Europee, da Ana Luisa Luis, presidente della Regione Autonoma delle Azzorre, Portogallo, a Donatella Porsi, presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Paolo Giovagnoli. Il passaggio di consegna al vertice della CALRE, la Conferenza Assemblee Legislative Regioni Europee, simbolicamente rappresentato dall'affidamento del Makila Baton, il tradizionale bastone del popolo basco, simbolo dell'autorità che sarà esercitata nel mandato presidenziale, è avvenuto nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, alla presenza dei rappresentanti delle Assemblee Legislative Regionali, della Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, di Monsignor Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliario della Diocesi di Perugia. La Presidente Porsi era stata eletta lo scorso 21 novembre a Horta, nella Regione Autonoma delle Azzorre, e resterà in carica fino a gennaio del 2020. La Conferenza Assemblee Legislative Regioni Europee è stata costituita nel 1997 a Oviedo, in Spagna. Riunisce 74 regioni di 8 paesi europei: Spagna, Italia, Belgio, Austria, Germania, Finlandia, Portogallo, Regno Unito, che comprendono complessivamente oltre 200 milioni di abitanti. Obiettivo della CALRE è approfondire i principi democratici e partecipativi nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea, tutelare valori e principi della democrazia regionale e rafforzare i legami tra le assemblee legislative regionali nel rispetto del principio di autonomia di ciascuna assemblea. All'interno della CALRE operano dei gruppi di lavoro che hanno il compito di approfondire e sviluppare le tematiche di stretto interesse per l'associazione. Sarà un anno impostato sul tema dei diritti, lo abbiamo detto, lo abbiamo più volte ribadito, un anno logicamente in continuità con quello che è il programma della CALRE, che va avanti da 20 anni, che ha un programma avviato, condiviso con le altre regioni europee sul quale vogliamo continuare. È indubbio che questo nostro impegno vedrà i gruppi di lavoro continuare in questa esperienza positiva di confronto, di ascolto, di condivisione di quelle che sono le istanze che vengono da ogni singola regione. Lo facciamo nella consapevolezza che ascoltarci, parlare tra di noi, cercare di portare al cuore dell'Europa quelle che sono le problematiche e i temi su cui ci stiamo interrogando nei singoli paesi, sia la forma migliore per costruire un'Europa della quale sentiamo la grande importanza. Questo un aspetto, l'altro sicuramente il tema del futuro dell'Europa. Ce lo sentiamo dire, ce lo diciamo qui, siamo di fronte a un grande spartiacque, il futuro dell'Europa, la prossima scadenza elettorale dirà molto su quello che lasceremo in dote ai nostri figli e alle nostre giovani generazioni. C'è bisogno dell'Europa, dei fondi strutturali con cui realizziamo le misure per la crescita dello sviluppo economico e dell'integrazione, ha detto la Presidente della Regione, Catiuscia Marini. Uno sviluppo che sia sostenibile, una ricerca e un'innovazione che avvengano su scala continentale, non con le stentate politiche nazionali. Il ruolo delle assemblee legislative è centrale in un'Europa confederale con i grandi temi del bilancio pluriennale del prossimo settennato. E centrale è il ruolo italiano, la nazione dove con il manifesto di Ventotene nacque la prima idea di Unione Europea. Presente alla cerimonia il vescovo ausiliario di Perugia, Monsignor Paolo Giulietti, in procinto di divenire vescovo di Lucca. Giulietti ha sottolineato come in un momento di difficoltà dell'Unione Europea si debba andare alla ricerca di qualcosa che abbia la capacità di unire, divenire un continente, ha detto Monsignor Giulietti, che ha qualcosa di importante in comune, costruire una coscienza fatta di valori, speranze e ideali comuni. È molto importante essere tutti uniti in questo periodo di grande turbamento, ha detto la presidente portoghese uscente, Ana Luisa Luis. Consolidare il senso di essere un unico paese con regole comuni a cui arriviamo dopo 20 anni di dialogo. Ed è significativo che alla guida di questa istituzione arrivi la presidenza italiana, un paese che molto ha contribuito alla costruzione delle fondamenta di una casa comune e che molto può dare. Dopo la cerimonia del passaggio di consegne della presidenza della CALRE tra Ana Luisa Luis e Donatella Porsi, il convegno sul tema Ex Pluribus Unum, le autonomie e il futuro dell'Europa.
Gli interventi dei relatori hanno messo in evidenza le criticità che la Comunità Europea si trova ad affrontare quale progetto aggregativo che per la prima volta deve fare fronte a tensioni che mirano invece ad allontanare gli Stati europei e addirittura a disgregarne l'unitarietà. Da questa analisi sono poi emerse alcune conseguenti ipotesi di azione per rinvigorire lo spirito europeista, soprattutto tra i giovani, diminuendo la distanza reale e percepita tra Bruxelles e i centri decisionali locali. Alla tavola rotonda, moderata da Carlo Marroni, giornalista del Sole 24 Ore, hanno partecipato Francesco Clementi sul tema l'Unione Europea e la sfida del cambiamento istituzionale, Luca Ferrucci tra mercato, concorrenza e regole, quale futuro per l'economia europea, Luca Castelli, regionalismi in Europa tra unità e separazione, Marco Mazzoni, tra nuovi e vecchi media, comunicare le autonomie dell'Unione Europea, Simone Budelli, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali in Europa. Nella costruzione dell'Europa economica si sono sovrapposti due diversi paradigmi di sviluppo economico, quello della concorrenza e del libero scambio dentro l'area euro e quello della coesione economica e della redistribuzione, ha detto il professor Ferrucci. L'Europa che abbiamo costruito si basa sul paradigma del libero scambio ed è in grave ritardo quello della maggiore eguaglianza economica tra i popoli europei. C'è un modello economico spinto sulla concorrenza e non sulla redistribuzione e non si è lavorato su un modello sociale di integrazione. Solo accompagnando questi tre modelli nella crescita sarà possibile rafforzare l'Unione Europea. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la mozione proposta dai capigruppo di maggioranza, che si pone l'obiettivo di scongiurare l'isolamento dell'Umbria dopo la chiusura del viadotto Puleto sulla E45. Tiziano Bertini. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione a firma dei capigruppo della maggioranza Chiacchieroni del Partito Democratico, Rometti Socialisti e Solinas Misto MDP, che impegna la Giunta ad attivare tutte le possibili iniziative volte a gestire il superamento della grave situazione emergenziale creatasi sull'arteria della E45 per scongiurare l'isolamento dell'Umbria, che penalizzerebbe pesantemente le imprese regionali già costrette a far fronte alle problematiche di una ripresa sempre più difficile da perseguire. Nell'atto si sottolinea che la E45 è una delle arterie stradali più importanti dopo l'autostrada del Sole, per il passaggio soprattutto dei mezzi pesanti, e che la circolazione dei mezzi che transitano in Umbria è di fatto fortemente penalizzata. Tale circostanza crea quindi notevoli disagi a tutto il sistema produttivo regionale e determina un vero e proprio isolamento per i cittadini che vivono nelle zone limitrofe al tratto chiuso, essendo anche la vecchia statale interrotta da anni per gravi danni alla carreggiata. Via libera dalla seconda commissione al piano telematico regionale 2017-2019. L'obiettivo è raggiungere l'85% della popolazione con la fibra ottica. Vediamo. Con 5 voti dei consiglieri Brega, Chiacchieroni Smacchi del Partito Democratico, Rometti dei Socialisti, Ricci del Gruppo Misto Ricci Presidente e 2 astenuti Liberati Movimento 5 Stelle e Fiorini della Lega, la seconda commissione ha dato il via libera al piano telematico regionale 2017-2019 predisposto dall'assessorato regionale in collaborazione con Umbria Digitale. Ad oggi sono stati realizzati 700 km di rete. L'obiettivo è raggiungere con la fibra ottica l'85% della popolazione, la parte rimanente tramite le onde elettromagnetiche 30 mega. Si punta anche alla realizzazione di una intranet della pubblica amministrazione Umbra. Il documento è stato illustrato a Palazzo Cesaroni dal dirigente regionale del Servizio Infrastrutture Graziano Antonielli e dall'amministratore unico di Umbria Digitale Stefano Bigaroni. Sull'obiettivo di realizzare una intranet della pubblica amministrazione Umbra con un data center al servizio della rete è stata rimarcata l'importanza di far girare all'interno della struttura tutti gli scambi tra pubbliche amministrazioni e tutto ciò che è necessario per costruire servizi da erogare ai cittadini. Facendo una equiparazione dei servizi di data center di connettività che Umbria Digitale offre, ha puntualizzato l'amministratore unico Stefano Bigaroni, la regione risparmia circa 2 milioni e mezzo ogni anno rispetto agli stessi servizi da acquistare sul mercato. È emerso infine che i servizi installati da Umbria Digitale sono 850
e che, per quanto attiene al personale, negli ultimi anni è stata ridotta la spesa di oltre 1 milione. Oggi sono 83 i dipendenti a tempo indeterminato per una spesa di circa 4.700.000 euro. In assenza degli uffici turistici sul territorio, l'attività di informazione e accoglienza potranno gestirla le Proloco. Parere favorevole della seconda commissione al regolamento predisposto dalla Giunta. Con 5 voti favorevoli di Brega, Chiacchieroni, Smacchi del Partito Democratico, Rometti dei Socialisti, Ricci del Gruppo Misto Ricci Presidente e il voto contrario di Fiorini della Lega, la seconda commissione si è espressa favorevolmente sulla proposta di regolamento alla legge regionale 8/2017, appunto la legislazione turistica regionale, predisposta dalla Giunta e che disciplina le associazioni pro loco. In sostanza, in assenza degli IAT, gli uffici di informazione e accoglienza turistica sul territorio, questi servizi potranno essere svolti dalla Proloco. Il documento, come ha spiegato la dirigente regionale Antonella Tiranti, nasce dalla volontà e dal dettato della legislazione turistica regionale che mira a costruire una governance più attenta in merito alle funzioni del turismo. L'obiettivo è attribuire ai soggetti che hanno una presenza capillare sul territorio un ruolo fondamentale in materia sia di organizzazione che di valorizzazione delle eccellenze, contribuendo così all'organizzazione e alla costruzione del prodotto e all'accoglienza. In questa logica, ha detto la dirigente Tiranti, le Proloco, che sono capillarmente diffuse sul territorio, assumono una funzione fondamentale. Nel regolamento viene previsto che la ripartizione dei contributi che annualmente e regolarmente vengono assegnati alle Proloco si sposta dall'analisi matematica sul requisito soggettivo alla valutazione sulle attività svolte, attribuendo dei punteggi specifici a quelle Proloco che svolgono attività di informazione e accoglienza turistica, ma anche attività di gestione di musei locali, ottenuta in ordine di aree parchi, di aree verdi, situazioni dunque che valorizzano l'offerta del territorio, ma che organizzano inoltre sagre o feste dove vengono utilizzati al 100% i prodotti di eccellenza del territorio. In terza commissione non si è trovata l'intesa e quindi non si è giunti al voto finale sulla proposta di legge dei consiglieri Giacomo Leonelli e Carla Casciari del Partito Democratico, che detta disposizioni in materia di disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ADHD. I proponenti hanno deciso perciò, come da regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, di mandare l'atto direttamente in aula e sottoporlo al giudizio dell'intero Consiglio regionale. La proposta di legge venne depositata nel 2017 e dal 2018 è stata all'esame della Commissione. Sull'atto aveva in precedenza espresso parere negativo l'assessore alla salute Luca Barberini, secondo il quale non si deve fare una legge ad hoc per uno specifico disturbo, più giusto, aveva spiegato, pensare a una normativa che li riguardi tutti. Da qui era partita la richiesta di includere le istanze rappresentate nell'atto di Leonelli e Casciari nel testo unico, ipotesi che però non ha avuto esiti. Sulla questione è stata tenuta una conferenza stampa dai due proponenti. Vediamo. Dopo oltre un anno di lavoro in commissione, 17 sedute, due cicli di audizioni con i soggetti interessati e perfino il voto favorevole su 12 dei 13 articoli della nostra proposta di legge, la terza commissione ritiene più opportuno un provvedimento che comprenda i bisogni di tutti i disturbi del neurosviluppo anziché del solo ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Allora abbiamo deciso di mandare il testo di legge direttamente al voto in aula, dove ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Lo hanno detto nella conferenza stampa appositamente convocata i consiglieri del Partito Democratico Giacomo Leonelli e Carla Casciari. Mentre i disturbi del neurosviluppo possono avvalersi di una legge nazionale, hanno ricordato, nessuna normativa sostiene i bambini e le famiglie alle prese con il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Per questa ragione abbiamo pensato, oltre un anno fa, a un'iniziativa legislativa specifica che comprenda misure di monitoraggio del disturbo e anche un sostegno economico alle famiglie, che sostengono costi elevati per le cure. Il finanziamento complessivo è di 200.000 euro. Tra le finalità, la creazione di una rete composta da insegnanti, medici, psicologi, assistenti sociali e rappresentanti delle famiglie alle prese con il problema. In Umbria c'è già un centro regionale per le cure a questi bambini, in provincia di Terni, ma le liste di attesa sono lunghe, fino a un anno e mezzo, per cui c'è la necessità di implementare l'organico e dare risposte alle famiglie che chiedono un sostegno. Thank you.
L'aula di Palazzo Cesaroni ha approvato con la sola astensione del Movimento 5 Stelle l'atto amministrativo che prevede la concessione del diritto di superficie a tempo determinato agli aggiudicatari delle concessioni d'uso di terreni di proprietà regionali ubicati nell'area industriale di Maratta, Terni. In questo modo la Regione Umbria dà seguito alle linee di indirizzo per la valorizzazione dei beni dell'ente, mettendo a disposizione terreni che possono essere utilizzati per costruire o ampliare le attività dell'area industriale di Maratta, interessata da strumenti di rilancio industriale come quelli rappresentati dall'area di crisi complessa. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 11 voti favorevoli della maggioranza, oltre a Ricci, del gruppo misto Ricci Presidente Italia Civica e l'astensione del Movimento 5 Stelle e del gruppo misto Umbria Next, la mozione a firma di Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico, con la quale si invita la Regione a mettere in campo tutte le azioni possibili per reperire risorse a sostegno delle attività delle strade del vino e dell'olio dell'Umbria e del loro coordinamento regionale, anche rifinanziando la legge regionale di riferimento. Per il Giorno della Memoria 2019, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, l'ISUC, propone in varie città dell'Umbria una serie di incontri ai quali prenderà parte Vivi Salomon, una testimone di seconda generazione, figlia di sopravvissuti della Shoah. L'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea propone per il Giorno della Memoria 2019, una riflessione che va oltre il celebrare l'Olocausto e ricordare la Shoah. È un'operazione che mette a tema la questione della continuità della memoria rispetto a questi eventi. Come? Abbiamo invitato in Umbria Vivi Salomon, una testimone di seconda generazione, cioè una testimone che ha avuto la madre a 13 anni ad Auschwitz, il padre a 17 in Transnistria, che era un campo rumeno. Noi partiamo dall'ipotesi che appunto di fronte alla fine del testimone sia necessaria mantenere, come dire, la continuità della testimonianza. Cosa significa per te essere una testimone di seconda generazione? Questo lo vedo come una, oggi lo vedo come una missione e credo che è nato, che il seme di questo bisogno di raccontare è nato gli ultimi mesi che mia madre era in vita. Una volta io le ho chiesto dove ho trovato la forza di sopravvivere ad Auschwitz. E non le ho chiesto certamente perché non sei andata a attaccarti al filo spinato elettrizzato, ma le ho chiesto dove hai trovato la forza. E lei subito mi ha risposto e mi ha detto che io volevo sopravvivere per poter raccontare dopo al mondo che cosa ci hanno fatto. E però dopo lei, insieme a migliaia di altri sopravvissuti, non ha trovato la forza di fare e di raccontare. E oggi io credo che se lei non ha potuto raccontare, dovrei farlo io. Come mai tua madre ha raccontato ai nipoti e non alle figlie? E quello che credo è che l'avrà fatto, mia madre avrà... E non voglio dire che ha scelto di non raccontare, forse ha scelto di non raccontare per difenderci noi, le tre sorelle, ma io credo che la vera ragione per cui non ha raccontato, non ha parlato di Auschwitz durante tutti questi anni, era perché è una specie di autodifesa. E raccontare di Auschwitz e ritornare lì, ritornare ai fatti, ritornare a quello che ha visto davanti agli occhi, ritornare all'abbandono, alla perdita della madre, della sorella e del nonno a cui voleva tanto bene. Oltre a loro aggiungo che c'erano ancora due zii che sono stati sterminati, e zii della mamma. E forse lei, la scelta era che finché non parlo di questo tema, allora posso mantenermi una mamma sana, che sana di diciamo, non posso dire sana di mente, lei certamente,
e sana anche di corpo. Con gli anni noi sappiamo che quando la gente un po' invecchia perde queste autodifese e credo che quando i nipotini sono venuti con le loro domande la mamma non aveva più queste autodifese e ha potuto finalmente liberarsi di questo enorme sasso che le stava sullo stomaco e di raccontare ai nipotini. Cosa significa per te la memoria? La memoria è poter raccontare la loro storia e la storia di 6 milioni che non hanno potuto raccontare. E passarla avanti ai giovani e chiunque è interessato a sentire questa storia. E io trovo che è un ruolo molto molto importante perché spero che l'industria dello sterminio che esisteva, che è nata diciamo durante la Shoah, non ritorni più non solo contro gli ebrei ma anche contro altre minoranze che sono perseguitate tuttora in tutto il mondo. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e su YouTube. Grazie per l'attenzione. Arrivederci alla prossima settimana.